Dal 3 all'8 giugno Raffadale di nuovo impegnata in un'altra iniziativa, settimana dello scolaro. Sì, un momento importante che guarda la giovane generazione, i bambini della scuola media, della scuola elementare e di tutta la provincia di Agrigento. Noi abbiamo fatto, grazie anche al provveditorato, la circolare in tutte le scuole, in cui invitavamo gli studenti e le maestre e gli insegnanti dei diversi paesi a venire a Raffadali dal 3 all'8 di giugno per rappresentare le attività svolte nel corso dell'anno. Giorno 3 avremo un momento di convegnistica di carattere didattico e formativo per gli insegnanti, fatto in collaborazione con il Ministero, e dal 4 al Villaggio della Gioventù inizieranno le rappresentazioni, saranno rappresentazioni di danza, di musica, di ginnastica, di teatro. Qui partecipano scuole di Raffadali, ma scuole di Licata, di Realmonte, di Aragona, di Santa Elisabetta, di Oppolo, di Palma di Montechiaro, di Porto Empedocle, un coinvolgimento della provincia che ripropone Raffadali al centro anche di una vivacità che guarda alle nuove generazioni. Un lavoro svolto in strettissima collaborazione con le scuole di Raffadali, con un impegno molto diretto del nostro consigliere comunale Maria Bruno, che fra l'altro è vicepreside di una scuola e che vede Raffadali riprendere una vecchia tradizione. La settimana dello scolaro non è una novità, è abbandonata da qualche tempo, non si faceva a Raffadali, l'aveva messa in piedi l'amministrazione di centrosinistra con un lavoro molto attento da parte dell'ex assessore, che ormai non è più tra noi, Nino Cuffaro, che ricorderemo nella giornata del 3 per il lavoro svolto di promozione in quegli anni, e vogliamo riportare questa testimonianza che serve a fare conoscere tanti, incontrare tanti bambini di paesi diversi, di luoghi diversi, e costituire anche un incentivo perché ci sia un impegno didattico maggiore, perché ci sia un impegno degli alunni anche nei prossimi anni, che non è una rassegna episodica, uno tantum che vorremmo fare, è un appuntamento che verrà a Raffadali a partire da quest'anno e nei prossimi anni, puntualmente presente in questa iniziativa di coinvolgimento di tanti giovani, di tanti bambini.